appena finita la prima conferenza stampa di questa nuova stagione, una stagione importante con degli obiettivi importanti. Dove può arrivare questa squadra? Solo il tempo potrà dire dove può arrivare. Se lavoriamo bene con lo staff che abbiamo a disposizione, con il gruppo che abbiamo messo a disposizione dello staff, sicuramente raggiungeremo degli ottimi risultati, quindi sta tutto in quanto saranno bravi e saremo bravi anche a livello societario a supportare sia lo staff che i ragazzi per dargli e metterli a disposizione tutto per lavorare bene, diciamo. Se lavoriamo bene i frutti li raccoglieremo. A livello organizzativo invece come giornate di gioco ci saranno dei cambiamenti? Sì, giocheremo la domenica pomeriggio alle 17 in casa e per la prima fase fino alla regular season, poi eventuali playoff vedremo durante il proseguo della stagione quando si giocherà, sicuramente ritarderemo perché farà troppo chiaro a aprile. Anche a lei chiedo una menzione, un commento nei riguardi dei tifosi che anche oggi sono stati partecipi e anche durante il periodo di lockdown si sono interessati all'andamento della squadra, alla costruzione della squadra. Ma i tifosi sono encomiabili e la testimonianza lo è stata vedendo quanti partecipavano alle giornate che avevate fatto le 3B, che siete stati bravissimi anche voi a mettere in piedi con ottimi risultati quell'evento, e stasera che sono venuti numerosissimi a sentirci, e vuol dire che il cuore batte forte sempre bianco verde e sentono la mancanza e vogliono annusare pallavolo, quindi sì, dobbiamo fare un grande applauso ai nostri tifosi e speriamo che ci possa essere la possibilità di vederli tra gli spalti. Al momento non lo sappiamo e finché non cambieranno i protocolli non si può, però lo sappiamo che sono là frementi.